Usciamo ora da un'assemblea studentesca, quella che si è attuata ora a Bologna, molto ricca e vasta, che ha discusso soprattutto dello smantellamento della scuola pubblica in questi ultimi anni. Lo smantellamento della scuola pubblica che si dà sia dalle strutture, quindi dalla scuola, lo smantellamento proprio delle strutture senza la valutazione vera e propria, quindi l'ampliamento delle scuole e la ristrutturazione, quindi sull'edilizia scolastica che si basa soltanto sulla speculazione e che mira ad una privatizzazione totale delle scuole, da chi fa la manutenzione ai servizi degli educatori sociali per i disabili al bar all'interno della scuola. Questi sono i sistemi di privatizzazione che noi con la nostra assemblea vogliamo assolutamente denigrare e cacciare dalle nostre scuole. La scuola deve essere pubblica. Questo è un punto fondamentale delle lotte di questo nuovo autunno. Un'assemblea che ha rilanciato con fermezza quella che è la data del 10 ottobre, una data nazionale che ci vedrà tutti in piazza con delle parole che sono condivise, che sono quelle di una libertà della scuola e di una gratuità della scuola pubblica, quindi dai servizi di trasporto ai libri scolastici, all'accessibilità alla scuola, sia da parte delle varie diversità che compongono la scuola e soggettività, quindi partendo dai disabili, anche il discorso dei migranti. Noi vogliamo una scuola accessibile e libera per tutti e tutte. E quindi ripartiamo con un anno politico intenso, ma ripartiamo anche con la volontà di cacciare questa riforma della scuola che parla soltanto di speculazione e aziendalizzazione della scuola stessa. I dirigenti non devono essere economisti. Le maestre e le insegnanti non devono andare avanti con la loro carriera per una questione di merito. Ci deve essere una libertà dell'insegnamento e una cultura reale, non nozionistica, che parli di cultura libera e che parli soprattutto di formare una criticità all'interno delle soggettività che compongono la scuola stessa. Quindi noi da questa assemblea usciamo con la volontà di riformare una scuola dal basso, di riprenderci le nostre scuole, le nostre strade e le nostre piazze.